Padre Angelo Pupini ha trascorso la vita al fianco di coloro che stanno ai confini e per 12 anni è stato responsabile della presenza dei claretiani in Africa. Benvenuto, Padre Angelo. Grazie E ha lavorato in Africa, ma anche in Italia, a a te. Lecco in Soprattutto in Italia. particolare, soprattutto in Italia. Io vorrei iniziare questo percorso insieme, questo percorso di conoscenza con lei, con delle parole di Papa Francesco. Papa Francesco ha detto che il pastore deve avere l'odore delle pecore, deve stare vicino al popolo. Per lei che cosa ha significato sentire questa frase? Allora, vedere lui e sentire le prime cose che ha detto è stata una commozione profonda nella mia vita, perché mi è sembrato che i 40 anni più o meno passati nello stare insieme alle pecore, alla gente, che siano stati come un fiume carsico, quindi sottoterra, e di colpo esplode qualcosa, si apre, viene una polla fuori e ridà le parole che noi dicevamo a noi stessi, le dicevamo nel gruppo degli amici, le dicevamo con quell'attenzione nel dire, boh, vediamo se è proprio vero quello che sta succedendo. Una conferma Una quasi. conferma e soprattutto una conferma di grande emozione, di grande commozione, perché queste parole, questi segni che allora sembravano come lo staccarsi da un sistema più normale, più uguale per tutti, nel generare con molti altri amici queste modalità di condivisione con la vita dei ragazzi o delle persone che erano nelle maggiori difficoltà, fosse qualcosa di molto eccezionale. Papa Francesco dice che invece questa è la normalità della vita. Allora, questo è davvero una cosa molto, molto bella, molto grande e soprattutto di grande emozione e di grande conferma. Abbiamo parlato di un po' di anni fa, stava dicendo, quando ve lo dicevate, insomma non ve lo Certo. dicevate. Ci racconta bene dove ci trovavamo, in che anni, che cosa stava succedendo, che cosa vi è venuto in mente di fare, e che avventura è iniziata? Ma è stato soprattutto negli anni 70, quando abbiamo visto e sperimentavamo che nel mondo giovanile, che erano i più sensibili alle trasformazioni, stavano avvenendo fenomeni molto particolari. I fenomeni si possono descrivere in tanti modi, ma la nostra attenzione è stata quella di lasciarci colpire dalle cose che avvenivano, da non fissare la rigidità del giudizio sulle cose, e al tempo stesso dalla curiosità di capire che cosa volevano dire queste cose qui. Allora, l'entrare in contatto, quindi non è stato subito il disagio a chiamare la nostra attenzione, ma questa novità di vita che i giovani stavano tentando di raccontare a sé, i viaggi, i festival, il modo alternativo di uso delle sostanze e dei tempi e anche della promiscuità, cioè un mondo altro che stava tentando di raccogliere e di rompere. Una condizione che era più di funzionalità, una casa, un lavoro, uno schema, e quindi un'immaginazione più al potere della propria vita, all'immaginazione della propria vita. La curiosità ci ha messo in movimento a stare con loro e poi le domande anche inquiete che ci sono arrivate, aiutateci nei momenti più difficili, perché alcuni non si sapevano misurare nelle questioni, e quindi io e mio confratello siamo missionari claretiani. Colpiti da questo processo assieme ad altri giovani, abbiamo chiesto ai superiori del mio istituto di poter dedicare un tempo andando a vivere. E con i giovani, come sempre succede, si tira la corda, ma poi non si spezza. E quindi siamo arrivati a fare la scelta di andare ad abitare, loro ce l'hanno concesso, in autonomia, in un condominio nel paese dove è nato Angelo Scola, quindi a Malgrate, in un condominio su una via chiamata Via Gaggio, che poi nella lingua longobarda voleva indicare il bosco comune dove la gente andava a fare legna per la collettività. E abbiamo iniziato a fare vita di condominio con tanti ragazzi che arrivavano, poi questo era il 75, quindi metti che da lì sono cresciute fino agli anni 90-95, tantissimi intrecci, storie, comunità terapeutiche, attività Se le ricorda le cooperative. prime storie, i primi ragazzi che sono arrivati lì a Via Gaggio, da Allora, voi? il primo ragazzo che siamo andati a cercare, che mi hanno chiesto di andare a incrociare, era un ragazzo calabrese andato nel nord dell'Europa, perché allora era il mito Amsterdam, e che era ritornato bruciato dagli acidi. E che nella piazza della stazione suonava un violino invisibile e parlava di cose, gli acidi gli avevano davvero fatto fuori il cervello. E io ricordo che ho avuto molto timore, la domanda era: ma io che cosa ci faccio con questa cosa qui? Non
non è il mio. E però poi abbiamo cominciato a, come dire, ad avvicinarci. Ecco, le storie che hanno un segnale profondamente dirompente, a volte al limite delle possibilità, non ti dicono io devo fare qualcosa, e cominci a dire io non so, devo cominciare a pensare. Allora abbiamo cominciato a stabilire una serie di contatti con Luigi Ciotti, con il gruppo Bele, con Gino Rigoldi al carcere minorile di Milano, ed è nata quella rete, perché avevamo bisogno di vederci per tentare di capire che cosa stava succedendo, quella che poi nel futuro darà vita al Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza, che parte da 15, 12, 20 preti che si stanno ponendo le stesse domande: chi siamo, ma dove stiamo, che cosa dobbiamo affrontare. E parlando di noi, in un modo particolare parliamo della gente con cui viviamo, perché l'elemento interessante è che non abbiamo tentato di fare opere per i giovani, ma di fare una vita condivisa con loro. E l'immaginazione di una vita condivisa con loro voleva dire anche allora misurarsi con il problema delle economie, del come reggere, del dove abitare, delle politiche, delle leggi, di tutto quello che questo comportava. E come avete fatto a reggere, per esempio, all'economia, a insegnare loro poi una professione, ad essere autonomi, quando poi stava nascendo praticamente nel 78 l'associazione Comunità di Via Gaggio, quindi quando poi c'era una costituzione effettiva dell'associazione? Sì, però siamo... Allora, Lecco è una città dove si lavora, e quindi non si può immaginare una città dove si fa salotto. È una città dove il lavoro è la misura ed è il tuo modo di sentirti. Io sono andato a lavorare in una piccola azienda che faceva candele, e quindi il mio mestiere è stato quello di andare a fare candele al mattino molto presto e poi andare a distribuire. Ed è stato importante conoscere le parrocchie e i preti dall'altro lato, no? Loro, molti non sapevano chi ero, e io andavo a scaricare, facevo il fattorino, e quindi questa cosa a me è servita moltissimo, perché vedi, la prima cosa che è stata importante per me è che quando i superiori ci hanno dato il permesso di fare questa esperienza, ci hanno detto a soldi ci pensate voi. E allora la frase è bella, però l'impegno anche. E lì ho sperimentato che io ho avuto bisogno di essere accolto. Se non ci fosse stata una famiglia che mi prestava la sua casa, mi prestava il letto, uno spazio quotidiano per organizzare la vita. Ma questo ti cambia tutto, perché non sei più tu la persona buona che fa delle cose buone per gli altri, ma sei tu che sperimenti il bisogno dell'altro, quindi in una relazione profonda per la tua sussistenza, senza pregiudizi, senza rigidità, e ti mette a disposizione. Quindi questo è stato molto importante. Dopodiché abbiamo imparato a mettere insieme delle piccole aziendine, ne sono nate alcune, una cooperativa che fa formazione, e poi abbiamo maturato l'idea che tutto questo rimanesse come proprietà dei giovani. Quindi l'associazione non è uscita fuori da questa... L'associazione ha avuto come il compito di intuire, di organizzare, di costruire e di consegnare. Perché è stata una storia collettiva, quindi il dato collettivo era questo. Poi tutto questo è cresciuto in questa posizione che lei ci sta raccontando, di grandissimo ascolto, di cercare di capire che cosa sta succedendo e che cosa sta cambiando, come si è evoluto il vostro progetto e adesso che cosa è diventato. Allora, che cosa è successo? È successo che abbiamo seguito dall'alternativa dell'uso delle sostanze al consumo di massa, e quindi dentro questo processo si misurano tante condizioni nuove. Abbiamo maturato verso la fine degli anni 90 e dentro i primi anni 2000 che attorno alla dimensione delle dipendenze, per esempio, che era stato un po' il nostro campo di lavoro, anche se non specifico e unico, erano avvenuti fenomeni molto nuovi, per esempio l'uso delle droghe sintetiche, l'uso ludico delle sostanze, l'età che diminuisce, il mondo adolescenziale, per cui molte risposte generate e costruite sull'adulto alternativo o più problematico degli anni 70, 80 e metà 90, bisognava inventare delle cose nuove. Le cose nuove però cominciavano ad essere già, come dire, in uso, il territorio si era attrezzato con molti altri. Allora abbiamo detto chiudiamo il cerchio su questa realtà e abbiamo ripreso il vecchio mestiere di dire, di interrogarci che cosa è più urgente ora sul territorio. E cos'era più urgente? Ci abbiamo messo un anno e mezzo a intuire e ci siamo resi conto di un fenomeno che stava emergendo, sul quale non c'erano sguardi particolari, ed era quello dell'arrivo
triplicato, poi abbiamo visto in ordine alle informazioni precedenti, di adolescenti e giovani che arrivavano dai paesi di immigrazione. Le piccole province del nord Italia sono stati i luoghi dove hanno confluito maggiormente l'immigrazione, sia per la familiarità degli spazi, sia per la possibilità di offerta di lavoro. Però ci siamo chiesti, abbiamo tentato di capire quanto avveniva in questo flusso di arrivo, e arrivavano ragazzi che erano stati per tanti anni senza i genitori perché erano in Italia a costruire lavoro e sì, casa. La domanda di fondo era: quando questi arrivano, sono cresciuti intanto senza figure adulte significative per loro? Arrivano, si trovano persi in un contesto che non è loro, certo. La lingua, la scuola, gli amici. Molti di loro poi ci racconteranno che stanno nascosti in casa per 5, 6, 7 mesi dalla paura dell'esterno. Allora abbiamo detto, vediamo come si può fare su questa cosa. Abbiamo intuito e abbiamo preso una decisione, tutta l'associazione, che per 10 anni avremo investito tutte le nostre energie nell'accompagnare questo processo. Quindi i ragazzi che arrivavano in Italia per i ricongiungimenti familiari arrivavano sul nostro territorio. Allora, abbiamo iniziato dalla cosa che sembra più immediata, la scuola, le animazioni, dei tempi diversi. Poi il carico è diventato molto più strutturale. In questo momento sono un centinaio di adolescenti di circa 27 paesi che dal primo pomeriggio, dal pranzo alla cena, alla sera, si fa un pezzo di lavoro che va sulla parola, sulla lingua, sulla loro personalità, sulle ferite che si portano dentro, come si fa a riconciliarsi con le ferite di vuoti precedenti, come si fa ad orientarsi su una situazione che non ha contesti e anche elementi di riferimento che permettano di riconoscere se stessi, sia per quello che sono oggi, ma soprattutto per quello che potrebbero e desiderano diventare domani. Angelo, lei ha viaggiato tanto, anche essendo stato per 12 anni responsabile della presenza dei claretiani appunto in Africa. Questa condizione di straniero, sia come straniero in un paese diverso, quanto l'ha aiutata a stare a fianco a questi ragazzi, a comprenderli, a mettersi sullo stesso piano senza il pregiudizio di cui parlavamo all'inizio? Lo straniero non è un padrone, quindi questo ti mette subito in una condizione altra. Lo straniero è colui che in qualche modo deve misurarsi con la diversità. E questa diversità ti rimanda sempre alla tua diversità e al tempo stesso ti mette in moto verso, come dire, la capacità di avere una grande curiosità per l'altro. Quindi la cosa che a me ha educato, e ora mi rendo conto che è stato molto utile aver viaggiato molto in America Latina e in Africa, perché vivo a casa con 27-28 nazioni diverse. Quindi questo pezzo di mondo mi è così connaturale che a volte racconto con loro delle cose che ho visto in Africa o in America Latina che loro stessi non hanno visto e che quindi non hanno sperimentato, perché alcuni sono rimasti nella città e non nei villaggi, e quindi il mondo non è stato così utile, così letto così bene. Allora, ritornando alla tua domanda, il discorso di essere straniero è qualcosa di fondamentale nella nostra vita, perché vuol dire ci fa sentire capaci di curiosità, di relazione, di chiedere aiuto all'altro, di riconoscere la diversità dell'altro e di stabilire un grado di empatia e di simpatia con l'altro, quindi di non pregiudizio, quindi rompendo tutti i luoghi comuni che ci portiamo tutti dentro. Quelli sono così, gli altri sono così, tanto non cambia nessuno. Quando succede questo vuol dire che ci rigidiamo al punto tale da non far vivere le persone. Quante cose le hanno insegnato tutti questi ragazzi? Quelli degli anni 70 con cui hai iniziato, adesso i ragazzi immigrati, tutta questa vicinanza con i ragazzi, che cosa le ha insegnato? Intanto mi ha insegnato a non essere ingenui, che la vita è molto tosta e che la vita è dura. Io ho più persone morte, suicidate, per overdose. Quindi noi abbiamo un muro della memoria dove questi nomi quotidianamente li abbiamo e li vediamo, perché la vita non è una favola. E quindi va, allora, la prima cosa che mi hanno insegnato è che va preso tutto molto sul serio, dalle cose più piccole che facciamo alle cose, e che la vita è un regalo, ma il regalo richiede un cambio, uno scambio. Allora abbiamo inventato questa modalità anche con i ragazzi
a quali, diciamo, non so, i volontari vi danno 400 più ore all'anno gratuitamente di compagnia e di lavoro, voi cosa ridate? Allora abbiamo inventato questa banca del tempo, in cui ognuno deve reinvestire una quota del suo tempo per il servizio degli altri, perché questo è il modo con cui ci misuriamo nella corresponsabilità e come dire, nell'accompagnarci nella vita ogni giorno. Quindi c'è un accompagnamento, diciamo, reciproco. Assoluto, chi prima viene accompagnato, poi a sua volta accompagna. E anche mentre, perché la cosa importante non è avvenire prima faccio una cosa e poi mi succede l'altro, ma mentre io faccio, mentre lavoro, deve avvenire che reciprocamente ci aiutiamo, reciprocamente scopriamo delle cose che bisogna mettere in moto insieme. Io vorrei chiamare anche Michele a partecipare a questo nostro incontro, a questa nostra chiacchierata. Buonasera. Buonasera a te. Vi ho ascoltato ovviamente con molta attenzione, mi aggancio subito a quest'ultima considerazione che state facendo sulla banca del tempo, no? Perché mi viene a pensare che in una società così efficientista, consumistica, comunque dove si dice lo slogan il tempo è denaro, mi sembra che voi abbiate trasformato il tempo in dono anche. Sì, è il disponibilità, gratuito, è una cosa vitale. Disponibilità all'altro. Poi mi colpivano, ho letto in questa casa, mi colpivano altri due aspetti, altre due espressioni che la dicono lunga. Una è il teatro dell'oppresso e l'altra è lo spazio del silenzio. Allora, il teatro dell'oppresso mi colpisce perché io personalmente sono più di 30 anni che seguo il teatro e ne ho sentite tutti i colori come, diciamo, definizioni, il teatro della crudeltà, delle meraviglie, il teatro da mangiare, il teatro nelle case. Ecco, il teatro dell'oppresso mi mancava. Era quello inventato da Augusto Boal, questo che durante l'epoca della dittatura in Brasile inventa questo teatro per ridare parola alla gente. Allora, noi lo stiamo usando da anni come metodo formativo, poi oggi la parola magari oppresso può meno leggibile, qualcosa, certo. Però questa cosa qui è molto stimolante, perché è come l'obiettivo che noi ci portiamo, no? Che i ragazzi imparino a prendere parola sulla loro vita, che dicano di sé qualcosa, non quello che mi piacerebbe che loro dicessero, ma quello che loro... Allora, questo è un po' il pezzo di lavoro di tipo formativo. Invece lo spazio del silenzio è perché nella vostra casa non c'è una cappella ma lo spazio del silenzio. Anche questo mi affascina tantissimo perché mi fa venire in mente una bellissima espressione di Sant'Ignazio di Antiochia che diceva che il verbo divino procede dal silenzio. Quindi è una condizione, diciamo, sine qua non, quasi ideale per potersi ascoltare e ascoltare Dio che parla dentro di noi. Perché il silenzio intanto è la cosa più drammatica della vita. Non è che lo facciamo così facilmente e così velocemente. Avere un luogo non di culto, anche perché sono tante le esperienze religiose che coabitano nel nostro spazio, avere uno spazio dedicato al silenzio vuol dire davvero far mettere ognuno di noi di fronte alla sua vita e al suo nucleo vitale. E anche c'è un affresco molto stimolante di un nostro compagno pittore che è Mino Sereso, dove il nucleo centrale è attraversato da due grandi movimenti, non ha un punto di appoggio sicuro, è quello che devi incontrare, è un vuoto. Allora, come costruisci il vuoto di te per permettere che l'altro ci sia? Perché se io mi riempio di cose è difficile che l'altro abbia uno spazio, certo. È uno spazio significativo. La casa, tra l'altro, si chiama la casa del pozzo. Sul pozzo. Sul pozzo. L'abbiamo definito sul... è un luogo importante. Certo. Su l'abbiamo detto perché questa è l'identità, non è il genitivo che spiega la casa di questa cosa qui, è che se non c'è un punto di incontro, se non c'è una libertà, se non c'è come dire, un movimento, al pozzo vanno tutti quelli che hanno bisogno di qualcosa. Se tu non hai bisogno, se sei soltanto un hobbista delle cose, non serve che tu venga qui. Serve perché tu cerchi, di dare e di comunicare, cerchi di... E il pozzo è il luogo anche dove si dicono tante cose, si cercano persone. Poi è un bisogno fondamentale, perché l'acqua non è un bisogno superfluo. E allora solo è questo, questa è la radice. Grazie davvero a Padre Angelo per essere stato qui e per averci raccontato questa storia di ascolto e di condivisione.